Quando sei arrivata? Qualche giorno fa. Per un po' non era certo che sarei venuta. Mamma era furente la settimana scorsa. Diceva che Ginny e io non saremmo dovuti tornare a Hogwarts, che è troppo pericoloso. Oh, ma dai. Non è la sola. Perfino i miei sono babani, sanno di quelle cose brutte. Comunque è intervenuto papà, le ha detto che dava i numeri e... ci ha voluto qualche giorno, ma le è passata. Ma... è di Hogwarts che parliamo, di Silente, che c'è di più sicuro? Mangiamorte che volano alti nel cielo di Londra, seminando distruzione nel mondo dei babbani. Albus Silente, indebolito, vulnerabile e assorto in una misteriosa e difficoltosa ricerca. Un nuovo professore di pozioni che nasconde un orribile segreto. Un'improvvisa tempesta ormonale che minaccia la serenità e l'autocontrollo degli studenti di Hogwarts. Severus Piton che complotta con Bellatrix Lestrange e Draco Malfoy. Questi gli ingredienti di una magica e spettacolare pozione cinematografica intitolata Harry Potter e il principe mezzo sangue. Tu sei prescelto, Harry. Devi capire chi sei. Senza di te lasceremo il destino del nostro mondo al caso. Non hai scelta. Harry, no! Non devi fallire. È finita. Diretto da David Yates, già regista dell'Ordine della Fenice, e atteso da milioni di fan che avrebbero dovuto vederlo l'autunno scorso, il sesto film ispirato ai libri di J.K. Rowling è forse il più appassionante della serie, per la complessità dei temi affrontati, per lo stile visivo e per la recitazione degli attori, fra cui spicca la new entry Jim Broadbent. La pensa così Rupert Grint, che dal 2001 veste i panni di Ron Weasley e che ha tessuto lodi sperticate di questa nuova avventura di Harry Potter. It does have kind of a different kind of flavor to it, I think, this one. There's a lot of the romantic side, and there's a lot of kind of relationship stuff, which is quite a new thing, particularly for Ron, who sort of gets his first girlfriend in this one, and that's kind of a bad experience, really, because she's kind of smothers him and kind of intimidates him a little bit. She's a bit scary. Vorrei sapere di chi era quel libro. Diamogli un'occhiata, eh? No. Arrivati al loro sesto anno a Hogwarts, Harry Potter, Ron ed Hermione non devono vedersela solo con i seguaci di Lord Voldemort, ma con una realtà ben più pericolosa che non si sono mai trovati ad affrontare. Il primo grande amore, croce e delizia di ogni teenager. Non faccio che pensare a lei, Harry. Francamente credevo che cominciassi a scocciarti. Lei non potrebbe mai scocciarmi. Credo di amarla. Se gli attori adulti del film non tornerebbero mai ai loro tormentati 13-19 anni, Daniel Radcliffe, che si avvicina ai 20, considera l'adolescenza il periodo più bello della vita. 14-17. Golden years. That was great. It's all downhill after that, I'm convinced. It's not, those years were just great. They were fun and they still are, but like those years particularly were when you're still at the stage when you're still really a kid, but you think that you're a man. So you've got all the attitudes of being grown up with none of the responsibility. And that's rather wonderful. Se ero convinta che io e lui saremmo andati insieme alla festa di Natale di Lumacorno? Sì. Ora, date le circostanze, mi sono dovuta arrangiare diversamente. Sul serio? Sì. Perché? Beh, dato che noi due non ci possiamo andare con chi ci interessa davvero, potremmo andarci insieme, da amici. Come Daniel Radcliffe e Rupert Grint, anche Emma Watson ha cominciato a recitare grazie a Harry Potter. Questa sua esperienza finirà dopo i due film tratti dai Doni della Morte, cosa di cui lei, che vorrebbe diventare una nuova Kate Blanchett, in fondo è contenta. I think it will be strange because my whole life has revolved around Harry Potter. It's quite hard for me to imagine what my life will be like when it doesn't revolve around Harry Potter. But I'm looking forward to a change, you know, new challenges. A tratti cupo, fosco e gotico come un film dell'orrore, in altri momenti gioioso e colorato come la più classica delle commedie sentimentali, Harry Potter e il principe mezzo sangue è un film sulla perdita dell'innocenza. Il maghetto occhialuto è cresciuto, e con lui anche noi, che ci aspettiamo dai capitoli conclusivi della saga grandi emozioni e grandi conflitti, primo fra tutti la sempiterna guerra fra il bene e il male.
Ginny! Ginny!